guardate questo ingresso, è l'entrata dell'Università Bocconi, la più famosa università italiana. Da qui è uscita tutta la nostra attuale classe dirigente: Paolo Scaroni, Corrado Passera, Marco Tronchetti Provera, Emma Marcegaglia, Alessandro Profumo, Fabrizio Saccomanni. Cioè, praticamente, tutti i nostri problemi sono usciti da lì. Non è vero, scherzo, vado sempre per paradossi. La Bocconi è un'eccellenza mondiale. Nel tempo ci hanno insegnato Luigi Einaudi, Giovanni Spadolini, Tito Boeri. Boeri, quel famoso economista che ha inventato i cioccolatini con il liquore dentro. E poi ci ha insegnato anche Mario Monti. Teneva un corso di laurea seguitissimo. Il titolo del corso era un po' lungo e si chiamava Elementi di ma che cazzo mi è venuto in mente a me di fare il premier. Ecco. A parte tutto, io ho un figlio di 15 anni anche, perché io parlo sempre di Pietrino, vero Carla? Ma c'ho anche Pietrino a 13, ma c'ho anche Giovanni che ne ha 15. E lui mi ha detto che dopo il liceo gli piacerebbe molto andare alla Bocconi. Io sono tentato, anche se è un'università privata, e un po' costerebbe. E io sono di Genova. Pagare per studiare per me è inconcepibile. Io non l'ho mai fatto nemmeno gratis, cazzo, dovevo anche pagarci. Sembra una follia. Però mio figlio mi ha detto che ogni tanto invitano degli economisti di fama mondiale, no? Rifkin, Stiglitz, Fitoussi. Ecco, avete visto chi ha fatto lezione alla Bocconi questa settimana? Ve lo faccio vedere io. No. Lui. Senti. Metterei una pizzeria francese. Quelle robe lì. Ma che ti va per ti mangi una pizza? Abbiamo dei ragazzi e delle ragazze, abbiamo un centinaio di dipendenti, burocratici, tutti che sorridono. Perché sorridono? Perché sono ragazzi che fanno 3, 4, 5 mila euro al mese di mance. Ma io, scusate, no, fatemi capire un attimo, cioè praticamente ha detto che le start-up sono fuffa, che si diventa ricchi con le mance, quindi in nero, e che invece di studiare bisogna aprire una pizzeria. Belima, queste cose qua, ma aspetto che me le insegnino al riformatorio, non alla Bocconi. No, ma è colpa mia. È colpa mia, sono io che non capisco. Lui non è un professore normale, lui è un professore da... Ma è da sogno. Ho una padella wok da sogno. Ho un set di stuzzicadenti in vetro resina da sogno. Ho un risciò da sogno. Ho uno di quei cani in porcellana che se cambia il tempo cambiano colore da sogno. Ho un DVD con un corso di Pilates da sogno. Ma quando vedo che mi viene il fiatone solo ad aprire la custodia è un incubo. Chi è il manager del domani secondo Flavio Briatore? Io credo che ce l'ha anche detto. Sì. Agli studenti dell'università. Sì. Della bocciofila. No, Bocconi. Leggete Bocconi. La biografia di Donald Trump. Trump. Un Trump chiamato Desiderio. Non credo che sia quella, ma non io, importa. Sì. Io credo che l'università debba cambiare. Sì, deve cambiare. Io credo che deve fare una rivoluzione totale. Sì. Come quando la talpa è passata da Rai 2 a Italia 1. Vabbè, proprio... non è che sia proprio l'esempio di una rivoluzione culturale. Però... Il cengio della mia lezione alla Beccone
E che se tu, sì, giovane, che esci dall'università e fai, sì, una Star Trek, sei un perdente. Startup, si chiama. Se invece apri una pizzeria, sei, sì, top, sei top. Una pizzeria, sì. Quando tu agli studenti ci racconti che i camerieri lavorano, sì, per me, che prendono 5.000 euro solo di mance, infatti. Ecco, al giovane lì in mezzo viene, sì, un pensiero chiaro. Ah, quale? Ma allora studiare non serve a un cazzo. Ma, scusi, però come fanno a guadagnare 5.000 euro di mance? Ci faccio vedere come. Eh sì, sarebbe bellissimo. Vuole vedere come? Sì, grazie, sì, sì. Sto facendo i provini per l'aspirante cameriere del Cipriani di Monte Carlo. Fai i provini per le ci faccio i provini. Ci vuole, sì, vedere i provini davanti, sì, a lei? Sì, vediamoli, bello. Entrate le aspiranti, vediamo, provini del Cipriani, Cipriani di provini Monte Carlo davanti a lei. Cosa hai in bocca? Va bene. Cortigione. Ma, sì. Maria Vittoria, viene avanti. Viene avanti Maria Vittoria. Maria Vittoria. Qui già vedo. Cosa? Che siamo sulla strada giusta. Ah, bene, bene, bene. Il zio Tom Tom del Glam mi indirizza verso di te. Zio Tom Tom. Mai commesso un errore. Aia. Vediamo se lo scopri da sola. Vediamo. Oddio, veramente non saprei. Cioè, io ho anche il diploma dell'Accademia della Francesca dell'Era High School. Cos'è la Francesca dell'Era High School? High School. Ma cos'è? Ma non ci arrivi da sola. E non va bene. Non ci arrivi da sola. No. Ti sei depilato le gambe, sì, con la ceretta. Sì. Vabbè, ma non... E non ci arrivi da sola! Ma qual è il problema? Scusi. Non hai capito che se il cliente del Cipriano di Monte Carlo si accorge, Cipriani, che non ti sei depilata con gli impulsi ai raggi laser? Ma cosa stai dicendo? Io rischio il patatroc. Addirittura, il patatroc. Se non ci arrivi da sola, che io rischio il patatroc. Mi come scusi, fa? Boss. Ma infatti... Ti voglio dare una seconda chance. Ah, bravo, grazie, meno male. Sì, chance. Comunque. Hai una discoteca, sì, nell'Interland di Varese. Come l'arredi? Ah, punto tutto sull'etnico. Per esempio, all'ingresso metto un rinoceronte in terracotta, grandezza naturale. Oh, stopati! Stopati! Stopati. Io ti dico stopati! Ma perché? Ricordati sempre che l'arredo migliore di un locale è il capitale umano. Pensavo gli piacesse il rinoceronte. L'ho anche detto il designer, che l'ha progettato. Chi? Il billionaire. Designer, Chi Philip è? Dado Stark. Ma non Dado, Philip... Cosa c'entra? Perché l'amiro arabo che entra nella tua discoteca e trovi il rinoceronte in terracotta non lo stai sorprendendo. Ma io pensavo non di lo sì, stai facendo vivere il suo sogno. E cosa deve... Ma se al posto dei tavolini ci metti una Samantha de Grenet. No, ma perché? O un Fabio Testi, ma che stanno seduti a Carponi. Ma no. Capisci che anche un gesto semplice come appoggiare un gin toni sulla schiena della De Grenet fa raggiungere al locale un livello di glam mai sfiorati dall'umanità. Ma povera De Grenet. Mi dispiace Maria Vittoria, ma non ci arrivi da sola. Non ci arrivi da sola, sei fuori. Ma poverina. Io e i ragazzi della Boccaloni, Bocconi, ce l'ho detto chiaro. Non bisogna accontentarsi mai. No, se l'umanità non avesse avuto fame di progresso, sì, saremmo ancora fermi al Grande Fratello 2. Invece siamo già al 13. Quindi lei viene avanti, Gaia. Vediamo, Gaia, che riferimenti ha. Gaia, il Grande Fratello. Io ti faccio un quiz. Quiz, bisogna fermarsi prima. Quiz. Tu stavi lavorando in una pizzeria. Sì. Stai lavorando. Sì. Lavorando, ho perso l'obbligatorio, non so importa. Tu tornerà. Stai lavorando in una pizzeria, sì, a mezzanotte arriva un cliente e ti chiede un calzone ai funghi. Vabbè. Cosa fai per avere la mancia? Sì. Mi prodigo affinché il calzone arrivi in fretta e nel frattempo gli offro un drink di benvenuto. Vabbè. E poi? Vabbè. E poi appena pronto gli porto il calzone. Ma che stoppati che ti dico. Ma che stoppati che ti dico. Ma perché? Non ne ha indovinato uno. Ma se è una pizzeria. Intanto ricordati che in pizzeria non è che ci devi dare il pomodoro o la mozzarella. Ci devi dare l'esperienza di cavalcare il fashion del terzo millennio. Cos'è che ci devi dare in pizzeria? Ma scusa, tu nella pizzeria metti il forno. Metti il forno. Sì. Ma lo sai che il forno ce l'hanno tutti? Ma cosa ce l'aveva pure la vecchietta della favola di Hansel e Gretel. Ma tanto è Hansel e Gretel. Ma cosa dici? Hansel. Ma... Vabbè. Al cliente, sì, ci devi far trovare sul pavimento, sì, una pista che gira. E il calzone coi funghi deve diventare un evento. Un a un certo punto calzone. Vanno giù le luci, si accendono i laser, ed entra un calzone di 2 metri. Ma perché?
E dal calzone esce una Marisa Laurito. Ma poverina, ma perché? Che inizia a lanciare i funghi a Ezio Greggio. Ma perché Ezio Greggio? Perché c'è la residenza lì. A Monte Carlo, va bene. Sì, ma non mica per altro, perché c'ha proprio la passione per le pizzerie di Monte Carlo. Va bene, va bene. È vero Ezio che sta a Monte Carlo proprio per le pizzerie. Ci piace la pizza di Monte Carlo. Lo so, vabbè, ma sono cose sue. E proprio mentre lui c'ha questa passione per le pizzerie, il DJ Angelo fa partire Moreno di Flavia Vento. Ma no, ma no. Lasciai la canzone. Ma no, ma non lasciai. Sentila. No, vabbè, ma non sentiamola, non è neanche. Adesso per me ci arrivi da sola che sei fuori. Vai, impara la canzone a memoria, Moreno di Ballo e Flavia Vento. Ma perché la canzone Moreno? Ma roba da matti, questi ragazzi non arriveranno mai niente. Non importa. Viene avanti Eleonora. Oh, vediamola. Sento che nell'aria si espande una vibrazione di glam del settimo grado della scala Alfonso Signorini. Ah, perché c'è una scala... Vabbè. La vibrazione ha raggiunto la platea, la signora in prima fila ci è apparsa sul braccio una voglia a forma di Hogan. Ah, perché tra di voi vengono le voglie a forma di Hogan. Non voglio andare incontro a una delusione, ti faccio una domanda trabocchino. Trabocchetto. Da cosa capisci che un cliente ti darà più mancia? Per arrivare ad avere 5.000 euro di mancia al cliente, ci guardo negli occhi il riflesso che sbatte nello sguardo della ragazza più giovane con cui è arrivato. Ma è solo quando gli vedo il lampo di terrore nell'iride, perché ha visto che sta entrando la moglie, che ci dico che per 5.000 euro lo faccio scappare dal retro. Io ti stoppo, ma è uno stoppo di approvazione. Ah, ecco, mi sembrava, L'ha vista Eleonora? Oh, bravissima, L'ha vista Eleonora, che senso del business che ci è arrivata da sola. Certo. Come diceva quel grande scrittore siciliano Luigi Prandelli. Pirandello. Uno nessuno su 100.000 ce la fa. Bravo le nostre ragazze. Grazie a Gaia Maria Vittoria.